Grazie Presidente, colleghi e anche cittadini che ci seguono da casa. Io, Assessore Armao, ho ascoltato il suo intervento, che è iniziato con una citazione, e voglio anch'io iniziare non con una citazione ma con un proverbio siciliano, che credo calzi a pennello con quella che è la situazione in cui ci troviamo. A squagliata da nivi si vede un ivuttusa. E mi creda, Assessore, quella che è la sensazione che io ho in questo momento è questa. Noi abbiamo siglato un accordo Stato-Regione qualche giorno fa che ci viene detto da più parti essere la salvezza della Sicilia. Ed è chiaro che nel momento in cui ci viene fatto questo ragionamento dobbiamo capire se da un lato ci è stato consentito lo spalmamento in 10 anni di quello che era il debito che avevamo, ma al contempo questa salvezza della Sicilia quanto ci costerà negli anni. E sicuramente non ci costerà poco, Assessore, perché veda, noi oggi siamo riusciti, o meglio ieri siamo riusciti ad approvare l'esercizio provvisorio, ma è necessario, per capire bene come sono andate le cose, fare un passo indietro. E su questo, Assessore, io le chiedo delle risposte più certe, più puntuali. Il governo Musumeci ha già firmato e siglato un precedente accordo, che è quello del 2018, accordo che prevedeva già per la Regione Sicilia degli aspetti molto importanti. L'aggiornamento, per esempio, e l'attuazione delle norme dello Statuto siciliano, a che punto siamo? Entro il 30 settembre del 2019 bisognava individuare anche eventuali coperture finanziarie e di questo non abbiamo notizie. Individuazione della modalità di attribuzione dell'imposta di bollo alla Sicilia al fine di garantire la neutralità finanziaria e di questo non abbiamo notizie. Individuazione di forme di fiscalità di vantaggio per l'insediamento di imprese in Sicilia. Anche questo era previsto nell'accordo del 2018 e non abbiamo notizie. Entro il 31 gennaio 2019 bisognava definire il decreto ministeriale per l'attribuzione dell'IVA alla Regione Siciliana. C'erano poi previste delle altre cose, il trasferimento di 540 milioni alla Regione Siciliana, cosa che è stata fatta da parte dello Stato per città metropolitane e libere consorzi. In sintesi, aggiorniamoci al 30 giugno 2020. Ecco, Assessore, lei la prima cosa che dovrebbe fare è darci un aggiornamento al 30 giugno 2020 di quello che è stato fatto, perché siamo a gennaio del 2021 e su 4-5 punti fondamentali per la Sicilia, che consentirebbero realmente alla Sicilia di risollevarsi e non di vedersi ogni volta schiacciata e presentarsi a Roma con il piattino in mano. Ecco, su questo lei ci deve dire a che punto siamo sicuramente, perché è chiaro che nel momento in cui noi andiamo ad analizzare solo l'ultimo accordo Stato-Regione ci rendiamo conto di una situazione, abbiamo una visione che è assolutamente parziale. E vede, Assessore, ha detto lei un aspetto che mi piace sottolineare: molte delle cose contenute nell'attuale accordo Stato-Regione erano già presenti nel 2016, erano già presenti nel 2017. E allora, Assessore, mi chiede e le chiedo, noi in questi 3 anni e più cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo fatto, per esempio, per quanto riguarda la razionalizzazione delle partecipazioni societarie? Non sappiamo neanche i bilanci di alcune di queste. Per la chiusura delle liquidazioni, dove continuiamo a nominare trombati della politica, commissari che poi alla fine non producono nulla. Cosa abbiamo fatto per quanto riguarda la riduzione delle spese delle locazioni passive? Anche qui noi pensiamo al grande centro direzionale, stiamo facendo il progetto, ma nel frattempo, Assessore, nel frattempo la Sicilia continua a morire e noi non ce lo possiamo permettere, perché i siciliani non ci hanno chiesto questo, non ci hanno chiesto di amministrare in questo modo. La riduzione dei centri di costo e l'aggregazione delle commesse, anche questo è un tema normato dal DL50 su cui noi non abbiamo fatto nulla. La mano destra in Sicilia non sa cosa fa la mano sinistra, Assessore. La riduzione del numero complessivo dei dirigenti e l'adeguamento del corrispettivo economico, 0 su 0, contenuto nel 2016 nell'accordo Crocetta, che noi abbiamo contestato. Per carità, era capestre allora, Assessore, ed è capestre tutt'oggi, e alla fine continuano a pagare solo ed esclusivamente i siciliani. La riduzione dell'indebitamento complessivo, anche qui nessuna notizia. La riduzione dei trasferimenti e dei compensi agli organi di amministrazione e controllo delle varie enti e delle varie società, anche qui, Assessore, non abbiamo notizie. Altre riduzioni varie, queste sono a fantasia, le possiamo decidere noi. Ma io mi chiedo, veramente, Assessore, noi possiamo ritrovarci
con questi elementi tutti elencati, in cui ci viene detto cosa dobbiamo fare, come lo dobbiamo fare e quando lo dobbiamo fare. Questo assessore, per quanto mi riguarda, io lo interpreto, mi creda, e sono profondamente amareggiato di ciò, come un commissariamento della Sicilia, perché questo è l'unico modo in cui si può definire l'accordo Stato-Regione che noi oggi abbiamo siglato. Entro il 28 febbraio dobbiamo approvare ovviamente il piano di rientro e quindi la legge, la finanziaria. Entro il 30 aprile di ogni anno trasmetteremo le risultanze di questi che sono i compiti per casa che lo Stato ci ha assegnato. Ma assessore, se non è questo un commissariamento bello e buono, io non ho veramente altre parole per definirlo. Ci siamo ridotti a far pagare ai siciliani il dazio e a versare supinamente questo dazio allo Stato. Io non credo che la Sicilia meriti tutto ciò, assessore, e glielo dico francamente. E credo e mi aspetto che ci sia un'inversione di tendenza, perché se è vero che abbiamo ottenuto il risultato dello spalmamento in 10 anni, ci siamo veramente calati le braghe di fronte a tutto. E noi, rispetto a quelle che erano le esigenze e le prerogative previste non solo dal nostro statuto, ma anche da un accordo già in precedenza siglato, non abbiamo fatto nulla. E dell'accordo del 2018, assessore, non c'è alcun elemento o citazione riportata nell'attuale accordo, ed è questo che mi lascia profondamente perplesso, perché dal 2018 a oggi sono passati oltre 2 anni e anche qui non abbiamo contezza di nulla. Ecco, siamo obbligati a siglare questo accordo, certo assessore, siamo obbligati a siglare questo accordo perché ci siamo ritrovati con le spalle al muro. O firmavamo e siglavamo questo accordo oppure non avevamo altra scelta, e questo, assessore, significa che noi non abbiamo fatto i compiti per casa prima, non li abbiamo fatti ora e probabilmente non li faremo mai, e noi, ripeto, non ce lo possiamo permettere. Grazie Presidente. Grazie onorevole Lo Giudice.